Allora. È grande. I love you, guys. È grande. Allora, salutiamo un po' di persone. Senti, parliamo un po' dei tempi di quella donna stupenda a pagarne. Allora, è 1964, sì. A Roma si girava la Bibbia di Johnny Houston. E a pagarne una notte, grazie a un mio amico, agente di pubblica sicurezza del commissariato Castro Vetoni, chiamato Codice, perché lui parlava col Codice, si dice il parinale, c'è Ava Gardner a via Sardegna e inviata. Oh my God, che fai? Via, Pidi Gonzales. Ma c'aveva il motorino a quelle? No, no, a piedi, che motorino? Motorino, e c'è una riva. E vado in via. Sardegna e usciva da un locale che si chiamava Luau. Ah sì, me lo ricordo Luau. Sì. Lei cammina, io faccio le foto, very nice picture, tutto quanto, arrivo a piedi fino al Grand Hotel. Quando la saluto mi ha dato un calcio, oh my God, per terra lui. Ma Walter Chiari c'era a vedere? No, sì, c'era pure Walter Chiari. Ma dopo poi. Sì, ma succede tutte le notti andare in calcio. È sola stava. No, con Grimes, le assistenti di Joe Hughes. Certo. E c'ho le foto che si nasconde qui. Insomma, per due mesi ho sorriso in inglese, che vuol dire smile. Ci siamo comprati un appartamento? Ma che appartamento? I cambiali, pagare. Hai pagato le macchine fotografiche fracassate. Dai, poi che altro mi viene in mente di quelle? Pito tutte quelle che non è. Pito Rottoni, il dolce Laurence d'Arabia, ok? Di notte all'84 in via Veneto, ubriaco, con un'attrice inglese, Barbara Steele, esce dal locale, mi avvisano, io mi nascondo dietro al giornalaio di via Veneto e faccio una foto, Peter O'Toole con Barbara Steele. Mentre sto prendendo la macchina, lui mi guarda e cerca di... E io l'ho fregato, mi ha preso la macchina, mi ha spaccato l'orecchio, mi ha gonfiato un po' di botte, però ho cercato nel bene del male di prendere la mia macchina perché è uno scoop che non finisce mai. Sposato con un'altra attrice, la moglie, importante, a Roma, il dolce Laurel che lascia il suo cuore per questa qua. Scandalo, tutti al commissariato e a me mi portano all'ospedale. Perché mi hanno messo quattro punti qui. All'ospedale, tragic situation, mi portano al commissariato Castro Vittorio e che succede? Che hanno dovuto chiamare mio padre perché ero minorenne e mio padre mi ha fatto un cazziatore che non ogni notte mi chiamano la polizia, ogni notte i commissariati, ogni notte qui e tu l'ora di finire lo sto lavoro. Dopo un mese mio padre ha beccato un milione da Pito Rottule gli avvocati e mi pare fatto no puoi continuare a fare questo lavoro. Senti, un'altra Barbara famosa che era Barbara Stanton. Ti ricordi Augusto Gregorini? Quella che era la moglie di Augusto Gregorini che poi si è sposata con Ringo. Barbara Starr. E lei un una giorno, bella donna pure. Esatto, con Ringo Starr e io non li lasciavo perché la foto giusta non ce l'avevo. E lei mi dice, che foto vorreste fare? Vuoi tu che ti baciate? E te ne va via? Sì. E ho fregato. E quella va a salvare. Barbara Bach e bacia Ringo Starr. E più nel 67 io i Beatles l'ho fotografato all'Adriano. Nel 77? No, 67. Ah, 67. E non solo, mi ricordo che la cantante, la più brava del momento, era innamorata di Ringo Starr. Come Io conoscevo bene lei, poi lui, perché... Allora Rino,
riprendiamo un attimo questi anni 60, questa bella dolce vita. Ma da Fontana di Trevi che mi dici? Niente, a Fontana di Trevi io ho sbarcato in un anno perché passavano i pullman e i turisti buttavano le monetine. Però le monetine non è che andavano tutte dentro la fontana, andavano per terra. E io raccoglievo, sai, mezzo dollaro qui e là, e già il tramezzino era sicuro. Io aiutavo gli scattini di Fontana di Trevi, perché erano ragazzini, no. Come l'aiutavi? Aiutavo a fermarsi perché la foto era importante. Il turista con la turista o fidanzato che buttavano il tricolore de fonte. Non dovevano passare le persone. E io andavo tutti, avevo la foto. E io l'ho cominciato a fare il fotografo, guardando i scattini, e dico sono andato a scuola a fare fotografia. Ma che domanda. Senti, chi ti viene in mente adesso di persone dei tempi nostri che possono ricordarci quei tempi favolosi? Oggi purtroppo l'80% non c'è più, però la Claudia Cardinale, una Lore, la regina, è quella che in tutti i parti del mondo tu vai, dell'Italia ti distruggono nella politica o nella... o camorristi o teppisti o che ti posso dire a gentaglia, ma quando si parla della loro e tutti si inchinano, è una cosa meravigliosa, è strano che in Italia ancora non l'hanno fatta diventare senatrice, perché sarebbe la cosa più bella che l'Italia deve ringraziare questa donna. In America l'hanno fatta. Ah, sì, anche in Calabria avrebbero fatto, perché è tutto catastrophic situation. Senti, ci abbiamo l'ultimo minuto. Dai, sparane una, va. È una continua che ancora va avanti a dare il meglio, perché... Ma tu a che ora vai a letto la notte? Alle 4. Quindi tutte le notti in giro? Una foto sbagliata, si parla di Roma e nel mondo. È la cosa più bella che... un turista quando arriva in Italia dice oh my god, è la verità, ecco.